Questa settimana l'arte del Vangelo presenta Gesù presso il Monte degli Olivi, assieme a Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. Gesù guarda il Tempio e illustra il tempo che verrà. Il Tempio di Gerusalemme è stato il cuore dell'ebraismo. Fondato da Salomone nel X secolo avanti Cristo, è stato distrutto una prima volta dai babilonesi nel 587, ricostruito dal 515, ampliato poi da Erode il Grande a partire dal 19 a.C., quando forse Maria era appena nata e Giuseppe un bambino. È questo il tempio che presento in una ricostruzione ipotetica, perché non abbiamo testimonianze precise in merito. È qui che Gesù ha predicato. I grandiosi lavori terminarono nel 64 d.C., ma lo splendore durò solo 6 anni. I romani, infatti, lo distrussero già nel 70, durante la ribellione giudaica. Ne rimane oggi il muro occidentale, il cosiddetto muro del pianto, un muro di contenimento della spianata su cui sorgeva il tempio. Erode aveva realizzato lavori imponenti, tra l'altro facendo istruire 1000 sacerdoti per fare i lavori senza compromettere la sacralità del luogo. Nel Talmud babilonese c'è scritto che chi non ha visto il Tempio di Erode non ha mai visto nella sua vita un edificio stupendo. Eppure Gesù dice che la bellezza straordinaria, pensiamo che gli ebrei aggiungevano il Tempio alle 7 meraviglie del mondo, la sua sacralità, lo stesso Salmo 27 che al versetto 4 esclama «Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore e ammirare il suo santuario». Ebbene, tutto questo non è la salvezza. Anche questo è cosa destinata alla distruzione. Deve essere sembrato blasfemo sentir dire a Gesù: di ciò che voi vedete non sarà lasciata pietra su pietra. Hieronymus Franken il Giovane è un pittore fiammingo del primo 600 appartenente a una famiglia di artisti. Qui vediamo il suo Giudizio Universale, un olio su tavola realizzato tra il 1605 e il 1610 e ora nella Residence Gallery di Salisburgo in Austria. Le parole di Gesù rimandano ai tempi ultimi della storia, un evento imperscrutabile che ha rappresentato una sfida per l'arte, chiamata a rappresentare qualcosa che trascende l'esperienza storica e per la quale non si può che limitarsi a fare allusioni e rimandi simbolici. Nel quadro vediamo gli angeli che chiamano tutti i viventi davanti al giudizio di Cristo. Non si spalancano soltanto le tombe, ma soprattutto si svelano il significato e la verità di ogni vita, di ogni evento, di ogni scelta. Diventiamo
virgolette, consapevoli della qualità etica di queste storie di fronte a Dio. Così si esprime Herbert von Grimmler nel nuovo dizionario teologico pubblicato dalle Deoniane nel 2004. I gesti, spesso automatici e superficiali, delle nostre vite vissute quasi in ipnosi e in routine si sciolgono. Gesù chiama alla vigilanza, alla costanza, alla consapevolezza nel tempo che ci è assegnato. Ivan Generalić, pittore croato del Novecento, si è dedicato a rappresentare la vita domestica e contadina secondo uno stile naif, realizzando opere di particolare luminosità utilizzando colori a olio sul retro di una lastra di vetro invece che sulla tela. Qui vediamo Il sorvegliante di mucche, un'opera del 1970. Il sorvegliante, l'uomo, è rappresentato seduto in atteggiamento riflessivo. Le mucche sembrano condividere una sorta di muto dialogo con la creazione all'interno di un bosco spoglio sotto un cielo nuvoloso. Sullo sfondo campi coltivati, alberi nel foliage autunnale e altri sempreverdi, sul bordo dei quali è incastonato un piccolo villaggio contadino. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, dice il Vangelo. Non sono le massicce e sacre pietre del Tempio a salvare. La vicenda umana è sottoposta alla violenza e alla guerra, ma sono la vigilanza e la perseveranza le caratteristiche con le quali, come dice Gesù, salverete la vostra vita. Puoi leggere questo passo nel Vangelo di Luca, al capitolo 21, versetti 5-19.